Ero seduto tranquillamente sul divano a guardare le Olimpiadi quando improvvisamente mi è venuta in mente l'idea per questo video. Perché non parlare degli stati che partecipano, di quanti sono e di quali sono? E sfruttare anche un po' l'argomento del momento, che magari faccio più delle solite 100 visualizzazioni. Per capire però quanti stati ci sono alle Olimpiadi, dobbiamo prima capire quanti stati ci sono nel mondo. Ed è molto più complicato di quello che sembra. Se consideriamo l'ONU, gli stati sono 195, perché ci sono 193 membri effettivi più due che sono osservatori permanenti, quindi non sono membri ufficiali ma fanno comunque parte dell'ONU, che sono Città del Vaticano e lo Stato di Palestina. Questi 195 però non includono ad esempio Taiwan, che è un ex membro dell'ONU ed è riconosciuto da 15 paesi. E in tutto questo non ho nemmeno considerato gli stati a riconoscimento limitato che non fanno parte dell'ONU. E se già le cose così sono complicate, pensate che gli stati ufficiali che hanno partecipato, che stanno partecipando alle Olimpiadi 2021 sono 206. Com'è possibile? Si sono moltiplicati così magicamente? Non esattamente. Una nazione, per essere considerata partecipante alle Olimpiadi, deve avere un comitato nazionale olimpico e questi comitati devono essere riconosciuti dal Comitato Internazionale Olimpico. Ecco, dei 193 membri permanenti dell'ONU, tutti sono riconosciuti come partecipanti alle Olimpiadi, mentre di due osservatori solamente la Palestina ha partecipato alle Olimpiadi. Il Vaticano non l'ha ancora fatto, anche se può. Non so perché, forse è troppo impegnato a intromettersi nella politica dell'Italia, chissà. Poi sono partecipanti due stati a riconoscimento limitato, ovvero il Kosovo, che è riconosciuto da più di metà dei paesi del mondo ma non fa parte dell'ONU, e Taiwan, di cui ho parlato prima, che però ai giochi si fa chiamare Taipei cinese per evitare problemi con la Cina. Cioè la Cina la fa partecipare ma gli dice sì, ok, però devi chiamarti Taipei cinese e loro si fanno chiamare così. Un altro membro delle Olimpiadi sono le isole Cook, che non sono uno stato indipendente ma in libera associazione con la Nuova Zelanda. Quindi dipendono dalla Nuova Zelanda ma hanno comunque una grandissima autonomia e partecipano alle Olimpiadi. Gli altri 9 membri invece, che fanno arrivare il totale a 206, sono tutti territori dipendenti. 4 dipendono dagli Stati Uniti e sono le Samoa Americane, Guam, il Porto Rico e le Isole Vergini Americane. 3 appartengono ai territori d'oltremare del Regno Unito e sono le Isole Cayman, Bermuda e le Isole Vergini, stavolta quelle britanniche. Gli ultimi due sono Aruba, che è una nazione che fa parte del Regno dei Paesi Bassi e si trova in America Centrale, e Hong Kong, che è una regione amministrativa speciale della Cina, di cui ho anche parlato, ho fatto un video sulle case bara, questi appartamenti strettissimi dove vivono moltissime persone. Oltre a queste 206 nazioni, c'è anche una squadra di atleti olimpici rifugiati che non hanno una cittadinanza perché sono stati espulsi dal proprio paese o sono scappati e quindi gareggiano come atleti rifugiati, e quest'anno sono 29. È una cosa abbastanza recente perché la prima squadra di atleti olimpici rifugiati è stata nel 2016 a Rio. E sì, purtroppo manca il Principato di Sealand, che non c'è ai giochi olimpici, però visto che ho il certificato di Lord potrei andare io e propormi come atleta, o con Sealand o con l'Impero Ericano, potrei andare con questi due stati visto che sono cittadino di entrambi, e se ci fosse una disciplina che si chiama tipo prendi più cittadinanze possibili, potrei vincerla. Per tutte le altre non credo di avere molte possibilità. Quindi tutte queste 206 nazioni hanno mandato dei loro atleti alle Olimpiadi? No, tutte tranne una che doveva mandarli, ma qualche mese fa ha detto che ha rinunciato. E si tratta della Corea del Nord, che a quanto pare, secondo le dichiarazioni ufficiali, ha rinunciato per problemi legati alla pandemia. Non vuole rischiare di avere problemi con gli atleti che vanno lì e che poi ritornano in patria. Almeno queste sono le dichiarazioni ufficiali. Poi non si sa se c'è un altro motivo per questo boicottaggio, magari. Perché no, non so come l'abbiano presa gli atleti nordcoreani che qualche mese fa gli hanno detto no, tu non vai alle Olimpiadi. Sono allenati 5 anni, non 4, 5 perché dal 2016, e poi scoprono che non possono andare e saranno l'unico paese
a non partecipare, non so come l'abbiano presa. E queste erano tutte le informazioni sui paesi partecipanti alle Olimpiadi. In descrizione, nella descrizione di questo video, ci sono tre cose molto importanti. Vabbè, la prima è il mio Instagram, come al solito. La seconda è una maglietta dell'Italia ai Giochi Olimpici che potete prendere su Amazon con il mio link di affiliazione. Come al solito, se volete supportarmi potete prendere quello, potete prendere qualsiasi cosa se usate quel link. E la terza cosa, che è la più importante di tutte, è un sondaggio, perché non posso farli ancora su YouTube, quindi ho creato un sondaggio Google dove vi chiedo se nel prossimo video volete che vi racconti due storie olimpiche, perché sono completamente off topic, non c'entrano niente con tutti i video, però secondo me sono molto interessanti e divertenti, perché sono le storie di due atleti. Uno che ha vinto una medaglia in un modo assurdo, una medaglia d'oro in un modo incredibile e divertente, e un altro invece che ha perso in un modo assurdo, ma è comunque diventato iconico. Secondo me è un video molto interessante, però dovrete votare voi in questo sondaggio se lo volete o no. Quindi ci rivediamo al prossimo video e vediamo se sarà questo o meno.